una decina di anni fa ho progettato un libro dedicato al tema del design anonimo. Era il periodo dei cosiddetti designer star, vale a dire l'attenzione che si veniva data agli oggetti non tanto per le loro caratteristiche e la loro qualità, piuttosto che per il fatto che fossero, tra virgolette, firmati. In realtà poi, guardando gli oggetti della nostra vita quotidiana, ci accorgiamo che gran parte delle cose non vengono né scelte né acquistate né hanno valore perché hanno, portano una firma. E allora ho provato a fare una ricognizione e una riflessione che aveva già dei precedenti nella storia del design internazionale, ma anche in parte italiana, dicendo quali sono stati gli oggetti che nell'arco di un centinaio d'anni hanno segnato la nostra vita per le loro qualità e che non riconosciamo sulla base di un nome di un'azienda o di un designer, bensì sulla loro qualità. Questo tema del rapporto con la produzione artigianale è caratteristico di molto lavoro attorno al design anonimo, che identifica delle tipologie alla fine che possiamo definire archetipe e che hanno poi dato origine a intere famiglie di prodotto. Ci sono dei prodotti che sono l'esito di una sedimentazione di piccoli cambiamenti, di piccole migliorie nel tempo e attingono a una tradizione progettuale artigianale. Un esempio classico può essere quello della bottiglia del vino Chianti, che è una bottiglia che mette assieme la capacità di lavorare, il vetro verde che è tipico di determinate zone dell'Italia, la capacità di impagliare per fare un sistema che proteggesse il vetro e poi questi due elementi con il vino Chianti hanno identificato un'intera tipologia di prodotto. Queste modalità di intendere il progetto in chiave storica spesso permettono di arrivare a identificare degli oggetti che sono degli artefatti che confinano con il concetto di utensile. Noi pensiamo sempre a un martello, un cacciavite, ma alla fine anche la bicicletta è un utensile, nel senso che è un oggetto che è nato con due ruote che erano in legno, poi qualcuno ha pensato che ci volevano dei pedali, e poi qualcuno ha pensato che ci voleva la catena, e poi i freni, e poi i pneumatici, ma non era la stessa persona, erano tante persone che nel tempo hanno determinato una forma, una tipologia, una forma che guarda caso è durata 100 anni. Questa modalità di intervento attraverso piccole migliorie probabilmente è molto connaturata anche al modo contemporaneo di progettare. È chiaro che in questo modo il tuo assillo non deve essere la novità ogni 6 mesi, il cambiamento continuo, ma un'idea di innovazione determinata attraverso un processo lungo nel tempo. Ci sono delle parole che dovremmo mettere, crowd, open, sharing, che dicono una roba completamente diversa, non dico rispetto al designer star, ma anche alla pratica comune del design. Su queste è necessario ripensare. Io credo che certe modalità progettuali e produttive tradizionali, come può essere l'artigianato, come può essere l'anonimo, in qualche modo erano open, crowd, se pensi ai distretti produttivi artigianali era una roba di folla, e in qualche modo sollecitabili da necessità diffuse nel proprio tempo e rispetto alle proprie esigenze.